Dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù fa un discorso appassionato sul pane, il cibo della vita eterna, il pane del cielo, il pane della vita. Entrato nella sinagoga di Cafarnao, Gesù mette in contrasto il pane della moltiplicazione, che è un pane che dura solo per un tempo limitato, con un altro pane misterioso che dura per la vita eterna. Il tema del discorso dunque è il cibo e la sua capacità di saziare, di riempire i bisogni della persona umana. Come sempre nel Vangelo di Giovanni, in questo discorso ci sono vari livelli di significato. A un livello più basilare, il cibo è quello che soddisfa la fame del corpo, i bisogni naturali della persona. Ma Gesù passa velocemente dalla fame del corpo a una fame ben più profonda, il bisogno di vita eterna, il bisogno di comunione con Dio, il bisogno di cielo. Tutti nella sinagoga sono interessati a questo pane misterioso di cui parla Gesù e vogliono sapere di più. Si ricordano però di un altro pane misterioso di cui parla la Bibbia, la manna, il pane che scende dal cielo per gli ebrei nella traversata del deserto dopo l'Esodo. Lo sfondo della manna è importantissimo per capire il discorso sul pane di vita. Gli ebrei si trovavano nel deserto senza patria, senza terra, ma soprattutto senza sostentamento. La paura della morte era una realtà molto concreta e gli ebrei si lamentavano con Mosè. Ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Ma la protesta contro Mosè in realtà nasconde una protesta molto più profonda, una ribellione contro Dio che è percepito come distante, disattento ai bisogni del suo popolo. E Mosè rivela questa doppia protesta molto chiaramente nel suo rimprovero agli israeliti. Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore. Quella della manna è una crisi molto grave per il popolo di Israele. Si sentono abbandonati da Dio, si sentono disattesi, si sentono in pericolo e mettono in dubbio la fedeltà di Dio. La risposta di Dio è la manna, un cibo leggero che ogni mattina si deposita sul terreno come la rugiada. Gli ebrei possono prenderne quanto ne vogliono, quanto ne hanno bisogno, però la manna dura soltanto un giorno. Chi ne prende troppa e non riesce a consumarla tutta, la troverà il mattino successivo corrotta, immangiabile. Questo è il segno che gli ebrei devono imparare a dipendere ogni giorno dalla bontà e dalla generosità e dalla provvidenza di Dio. Gli ebrei dipendono totalmente da Dio. Nel discorso sul pane di vita, Gesù parte dallo sfondo della manna, ma moltiplica subito la posta in gioco. La manna è un cibo effimero che dura troppo poco, che non basta a soddisfare la vera fame dell'uomo. Ma lui annuncia un pane diverso, un pane più grande, più importante, un pane che dura per sempre, per la vita eterna. È lui stesso il pane del cielo. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. È bellissimo quel mai finale nel versetto, che racchiude la promessa di una sazietà senza fine. Sono due le caratteristiche che fanno di Gesù il pane dal cielo. Il primo è che lui è disceso dal cielo. Questa espressione ripetuta varie volte nel discorso è un riferimento chiaro all'incarnazione di Gesù. Gesù è disceso dal cielo, è stato mandato da Dio, è il Verbo fatto carne. E come la manna era il segno della bontà e della generosità di Dio per il suo popolo, così anche Gesù è mandato da Dio per saziare la fame di tutta l'umanità. Gesù è il segno della bontà e della misericordia di Dio. Secondo, Gesù dà la vita, sazia la fame e la sete di Dio che tutti gli uomini sperimentano. Infatti Gesù dona la vita eterna, che per Giovanni è la conoscenza di Dio. Gesù rivela chi è Dio.
L'uomo è affamato e assetato di Dio. Questo è il vero bisogno dell'essere umano: conoscere Dio, sperimentare il suo amore, entrare in comunione con Lui. Come la manna sosteneva la vita degli ebrei nel deserto per quei 40 anni, così Gesù, rivelando l'amore di Dio, sostiene la vita degli uomini, dona la vita piena ed eterna, l'abbraccio dell'amore di Dio. Gesù giunge così a una prima conclusione. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il versetto appena citato contiene una parola gancio, cioè una parola che aiuta Gesù a passare ad un nuovo tema del suo discorso, e questa parola è carne. Finora il pane del cielo è stato Gesù nella sua missione di rivelare il cuore del Padre. Mangiare il pane significava accogliere nella fede il messaggio di Gesù. Nell'ultima parte del discorso Gesù passa a parlare di mangiare la carne e bere il sangue, un cambiamento di tema inaspettato. Ma i lettori di Giovanni capiscono subito che questo linguaggio si riferisce all'Eucaristia, il sacramento del corpo e sangue di Gesù. È un fatto noto e interessante che Giovanni non riporta il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia con le parole di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quando però nel discorso del pane di vita Gesù parla di mangiare la carne e bere il sangue, è chiaro che i suoi lettori conoscevano bene il racconto dell'istituzione. Dunque, se è vero che il pane del cielo è Gesù nella sua missione divina di rivelare l'amore di Dio, a maggior ragione è vero anche che il pane del cielo è il pane dell'Eucaristia. Il pane disceso dal cielo nel grembo della Vergine Maria 2000 anni fa continua a scendere continuamente ogni giorno nel grembo della Chiesa sull'altare dell'Eucaristia. E come Gesù era disceso dal cielo per rivelare l'amore di Dio, la sua misericordia e per introdurre gli uomini nella comunione con Dio per mezzo della fede, così tutto questo è offerto per mezzo dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il grande dono della bontà di Dio. È mangiando il pane eucaristico che siamo introdotti nella vita eterna, che ci viene assicurata la risurrezione futura e che entriamo in comunione con Gesù. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. L'arco compiuto dal discorso sul pane di vita è bellissimo. All'inizio si tratta di un pane concreto, materiale, è la manna che sazia la fame degli israeliti nel deserto, ma soltanto per poco tempo. Poi Gesù passa ad un livello metaforico. Mangiare il pane significa accogliere la rivelazione di Dio fatta da Gesù, credere nel Vangelo. È un saziare i bisogni più profondi dell'uomo, conoscere e amare Dio. E alla fine si ritorna a un pane materiale, il pane dell'Eucaristia. Ma questo pane non è come la manna che sazia per poco tempo. È un pane che introduce alla comunione con Dio, che sazia i bisogni veri dell'uomo. È un pane che dona la vita eterna. Il pane eucaristico è il cibo che sazia la vera fame, la fame di Dio. L'Eucaristia è un pane materiale che sazia la fame spirituale. L'Eucaristia non sostiene soltanto la vita per un breve tempo, ma assicura la vita eterna nella risurrezione. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Nell'Eucaristia Dio si offre a noi in cibo e siamo beati.